ho mostrato nelle storie quello che mi è arrivato. Adesso ve lo vado a far vedere nel dettaglio. Cominciamo dal mulinello. In questo caso è un XLV. Eccolo qui. Ovviamente con bobina di ricambio, perché la bobina di ricambio, perché ho preso due gote che sono la Tane e la Honky. Ecco qui, VF5 e VF4. Il mulinello è un 5-6, metto un po' di backing e ci metto queste due gote relativamente su uno e sull'altro spool che ho preso. Questo per poter utilizzare al meglio le code 4-5 e le canne 4-5. Tippet, eccolo qua. Nano mono, mono nano, nano mono, nano mono. Vision, ovviamente. 5X e 6X sono le misure che utilizzo maggiormente. Ovviamente abbinate a i conici in questione, che sono 13 piedi e mezzo, che diciamo propone questa misura un po' diversa dai 12 e dai 15, 13 piedi e mezzo, circa 4,10 m, 5X e 4X li utilizzo prevalentemente per pescare a secca, ma anche per passare in certe occasioni dalla secca alla ninfa, come avete visto su parecchi video miei. A parte il discorso tecnico, abbiamo anche un discorso di abbigliamento: un zuccotto in lana e maglietta in bambù, tutto rigorosamente ecosostenibile da parte dell'azienda finlandese, ovviamente, così come l'underwear, il fur skin di Vision, che è quello che si mette sostanzialmente sotto ai waders quando vado a pesca. Magliettina felpetta rossa, esattamente come l'altra che ho, e la cosa più figa che volevo da un bel po' è questo marsupio, che è della stessa serie dello zaino che avete visto spesso utilizzo nei video. Perché il marsupio? Perché è tenuta stagna, si arrotola, ha il velcro anche, eccolo qui, vedete, si mette così, io faccio così, lo chiudo e poi di lato ha queste chiusure per non far entrare l'acqua. Ovviamente ha altri ganci per mettere il perno del guadino e quant'altro. Tasca a stagna anche davanti, si chiama Aqua Endless, eccolo qui. Onestamente non costa neanche uno stipendio. Lo trovo molto utile da regalare in vita insieme allo zaino per mettere anche altre cose che possono non mangiarsi. Questo è quanto. La stagione è alle porte, vedrete questa roba sui fiumi quanto prima.